Presentato in conferenza stampa presso il Comune di Sava il progetto edilizio esecutivo per la nascita di un centro polivalente. I lavori nella cittadina ionica inizieranno a breve e comprenderanno diverse strutture dislocate sulla superficie per numerose attività e differenti scopi. Questo progetto che da 5 anni ci sto dietro è un progetto polivalente, è un progetto polivalente edilizio che riguarda sia il benessere animale e sia il benessere dell'umano. Anche perché nel centro polivalente ci sono strutture che servono per fare pet therapy agli anziani, ai bambini, ai normodotati e attività cinofile. Ci sono ambulatori veterinari per quanto riguarda il benessere dell'animale, c'è il canile sanitario che è molto utile e serve per quanto riguarda la sterilizzazione dei cani randaggi del comune di Sava. Ci sono box per quanto riguarda la degenza post-operatoria, ci sono box per quanto riguarda la degenza dei cani in pensione, ci sono box per cani comunali. L'intera area sarà un parco. Sul terreno 80 alberi di ulivo secolare, 500 di ulivo di circa 12 anni. Un giardino botanico per dare vita a percorsi didattici che coinvolgano le scolaresche oltre che i cittadini. Un progetto, quello cantierizzato, particolarmente ambizioso e importante per il territorio. È una giornata particolarmente importante non soltanto per Sava ma per tutto il territorio della provincia di Taranto. Ci troviamo di fronte a un'associazione di volontariato relativamente giovane, stiamo parlando di 7 anni, è nata mi sembra nel 2010, che è capace di intercettare le problematiche e i bisogni del territorio nel suo ambito di azione, cioè quello ambientalista. È capace poi di far rete, di mettere insieme gli enti deputati al sostegno dell'ambiente e proporre, capace anche di proporre delle soluzioni adeguate per risolvere queste problematiche. Quindi la presenza del Centro Servizi del Volontariato questa sera sta a sottolineare tutto il lavoro che sta dietro questo progetto, sta a sottolineare che più andiamo avanti e più il volontariato dà dimostrazione delle proprie esperienze, delle proprie capacità e delle proprie competenze.